tutto c'è sempre la soddisfazione per aver vinto, anche perché non era facile il quinto set, eravamo un po' delusi dal fatto di non averla chiusa nel quarto. Invece abbiamo fatto un buon quinto set ancora e quindi insomma, guardiamo che comunque abbiamo fatto due punti contro una squadra che è rognosa, tutte le partite loro combattono sempre, hanno un sacco di tie break. Nonostante ricevessimo non riuscivamo a mettere giù la palla, ci toccavano e contrattaccavano, ci toccavano a muro, difendevano e contrattaccavano. E quindi insomma non abbiamo trovato delle soluzioni da venire fuori in quel momento e abbiamo sprecato il vantaggio che avevamo. Ma secondo me c'è la giusta stanchezza di chi insomma, ha giocato qualche partita in più, ma ha fatto qualche viaggio in più. Però secondo me più che altro mercoledì abbiamo speso tanto dal punto di vista nervoso, era una partita molto sentita, a tratti abbiamo anche giocato molto bene, non siamo riusciti a portarla a casa. Quindi insomma i ragazzi oggi ce l'eravamo detti che non sarebbe stato così facile, quindi insomma proprio per quello sono contento. In giornate così bisogna essere anche contenti di prendere questi due punti qua. Vogliamo spendere ancora una volta due parole per Galaverna, che è entrato e alla fine ha piazzato un ace vitale, di vitale importanza. Sì, e poi lui mi guarda come per dire, vedi, vuoi farmi giocare di più. E io quest'anno l'ho alternato con Tiozzo, lui ha fatto bene, adesso Tiozzo si è ripreso. E Galaverna comunque insomma, oltre a essere un ragazzo a cui sono molto affezionato, anche perché è quello qualcuno che alleno da più tempo, è una risorsa preziosa. Entrare al quinto set sul match ball e fare ace è una cosa che si vede raramente anche a livello di Superlega o di nazionale, quindi è stato in quel colpo lì, ha dimostrato tante cose.